trasmissione partiamo ricordando l'associazione ANTER, l'Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, ragazzi che hanno lavorato davvero in tutta Italia per il programma Il Sole in Classe. Questa gara è stata suddivisa in tre tematiche: poesia, eventi mediatici e disegno. Il primo premio, fra l'altro, regala all'istituto scolastico un anno della quota energia che proviene al 100% da fonti rinnovabili certificate. La prima categoria è quella dedicata alla poesia. Sei pronta? Sì, certo. E devo dire che questa è una cosa che mi colpisce molto, perché già premiare un elaborato è qualcosa di importante, ma premiare un elaborato fatto da bambini. Primo classificato, scuola secondaria di primo grado, Caio Mario, dell'Istituto Comprensivo Secondo Veroli di Frosinone. Ringrazio ANTER, ringrazio la nostra ambasciatrice che ci ha proposto ormai da 2 anni questo progetto che abbiamo accolto con entusiasmo. NVG SPA, la sorella maggiore di NVG Energia, che si occupa altrettanto di energie rinnovabili, in particolare di fotovoltaico, ha deciso di dare comunque un contributo anche al secondo e terzo classificato. Io qui oggi lo rappresento ufficialmente come sorpresa e quindi sono qui per questo. Seconda categoria, evento mediatico. Sta per salire sul palco una persona speciale. Signore e signori, all'ANTER Green Awards, Eric Barbizzi. Eric, sali sul palco, vai. Al primo posto abbiamo Rullo di Tamburi, la scuola secondaria di primo grado Padre Rodrigo Rocco dell'Istituto Comprensivo Isola di Liri di Frosinone. È stato veramente importante sollecitarli su queste tematiche e continueremo a farlo. L'ultima categoria in gara, che sarebbe quella del disegno. La persona che chiamo sul palco ve la presentiamo, come avete capito ormai è consuetudine, con queste immagini. La pittura le ha dato l'opportunità di entrare in contatto con i suoi sentimenti ed emozioni e, attraverso i suoi quadri, lo comunica rendendo partecipi gli altri. La giovane artista Clara Woods. Rappresenta per lei cosa dobbiamo fare nel futuro per salvare il pianeta. Il primo classificato, la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo San Demetrio Ne Vestini, Rocca di Mezzo, L'Aquila. Siamo molto emozionati, siamo molto contenti e orgogliosi dei nostri ragazzi.